Lo sguardo concentrato dei piloti, il lavoro frenetico nei box, l'adrenalina al massimo prima dello spegnersi del semaforo, i motori al massimo, il paddock gremito da ragazzi alla prima esperienza e con una carriera davanti, piloti che hanno fatto la storia del motociclismo tricolore, piloti alla prima esperienza in pista, tutti con un unico comune denominatore: divertirsi e dare il massimo per la prima gara del 2020. Benvenuti dal circuito di Varano. Abbiamo dovuto attendere, sognare di tornare in pista, ma poi tutto è diventato ed è tornato alla realtà. In un caldo, torrido ultimo weekend di luglio, i motori sono tornati e con il primo round dei trofei MP Dynasty Exhaust Moto Estate 2020. Qui con voi Gianluca Dramis e al mio fianco Alessio Carra. Buon pomeriggio a tutti, il primo round di una stagione che conta. 3 weekend e 4 gare per categorie, è stato magico. Li abbiamo visti, ci sono state lacrime di commozione, lacrime di gioia. Due giorni belli, intensi, come volevamo noi. Ma il moto estate è tornato e sinceramente ne sentivamo la mancanza. Caldo, tanto caldo Ale, cosa ci aspettiamo? Cosa vogliamo da questi ragazzi? Ma sicuramente saranno delle bellissime gare, saranno delle gare molto combattute, sono mischiate comunque delle moto stock con moto elaborate, quindi vedremo la differenza tra sia tra i piloti ma anche tra le moto stesse. Possiamo soltanto concludere questa prima parte dicendo che tutti, ma proprio tutti questi ragazzi ne sono usciti vincitori, perché quello che ha riguardato noi tutti è stata una pandemia generale che pensavamo potesse togliere e minare qualche certezza, e invece siamo qua. Sì Gianluca, sicuramente la preparazione è mancata anche l'approccio con la pista. I ragazzi non hanno potuto provare a fondo quello che poteva essere la moto o il circuito, quindi diciamo che sono entrati un po' per le loro conoscenze, qualcuno è nuovo, qualcuno è vecchio, qualcuno si è rifatto rivedere, quindi presumo che ci sarà una... Ci divertiremo tanto ragazzi, a tra poco! Eccoci qui con Bartolini che parte dalla pole position. Ai nastri di partenza c'è proprio lui col numero 71, che ha chiuso il giro della classe 1000 in 1.08.537. Al secondo posto Brugnone 1.08.744, 2 decimi di distacco. Terzo Cristini in 1.08.855, che va a chiudere la prima fila. Questa sarà una gara interessantissima, anche perché in seconda fila non c'è tanto distacco da Bartolini, sia per quanto riguarda la quarta posizione, che è ricoperta da Malfatto, Bocelli e Vocaturi. Malfatto ha chiuso in 1.08.998, praticamente nemmeno mezzo secondo dal poleman, che è Bartolini. In quinta posizione Bocelli in 1.09.162 ha chiuso e si trova in quinta posizione. In sesta posizione abbiamo Vocaturi, che ha chiuso in 1.09.354 col suo numero 65. Non c'è nemmeno un secondo di distacco tra il primo e il sesto, cosa che si verifica effettivamente poi in terza fila rispetto a Stefano Bonetti, che parte col suo numero 16 dalla settima posizione in 1.09.547. Al suo fianco abbiamo Giglioli e poi Pavese a chiudere la terza fila. Giglioli con un buonissimo 1.09.681 e Pavese a chiudere la terza fila in 1.09.747. Ciò che possiamo notare è che c'è un secondo e due di distanza tra il primo e il nono, segno che ci sarà gara, che sarà una gara interessantissima. Andiamo anche a leggere quella che è la quarta e la quinta fila. La quarta fila composta da Perri, Mozzacchiodi e Galante. Perri che ha chiuso in 1.09.847. Mozzacchiodi in undicesima posizione, che è l'ultimo degli 1.09, ha chiuso in 1.09.964, cioè vuol dire che in un secondo e mezzo abbiamo Bartolini che è il poleman fino a Mozzacchiodi che è l'undicesimo. Il dodicesimo è Galanti a chiudere la quarta fila in 1.10.222.
La quinta fila è composta da Castelvetere, Mestrinier e Orofino. Castelvetere che ha chiuso in 1.10.298, una manciata di millesimi da Galante. Mestrinier decisamente staccato in 1.11.909 e Orofino quindicesimo in 1.12.152. Ci sarà gara, sarà una gara interessantissima. Intanto, prima dell'inizio, do la parola ai ragazzi di Condò che hanno sviluppato quelle che sono le interviste pre-gara. Noi ci vediamo qui per l'inizio della gara. Sarà veramente un match interessantissimo. Moto estate 2020, nel rispetto delle distanze, parliamo con Giampaolo Cristini, che l'anno scorso ha perso il campionato durante l'ultima gara. Adesso vogliamo farci dire da lui come ha intenzione di affrontare questo nuovo anno. Ma sì, l'anno scorso è stata dura perderla l'ultima gara, però dai, abbiamo iniziato, diciamo, la nostra stagione con una moto nuova, una Yamaha 2020. Abbiamo fatto dei test sotto le nostre aspettative perché abbiamo avuto un po' di problemi col setup della moto, però siamo arrivati alla prima gara con tanta voglia di fare bene. C'è una squadra nuova e quindi dobbiamo affiatarci tutti quanti, però abbiamo ottenuto la pole position oggi e quindi direi che sta andando tutto bene per ora. Aspettiamo la gara e vediamo di fare ancora 2 o 3 click per affinare tutto. Siamo nei box con Walter Bartolini e io sono curioso, voglio farvi raccontare da lui che cosa è successo ieri, perché non abbiamo le immagini. Però abbiamo lui che in qualche modo cercherà di dirci che cosa ha combinato, insomma. Ieri sono stato un po' troppo aggressivo subito, che con la gomma nuova dietro ho fatto il primo giro e proprio il secondo ho voluto esagerare un po' troppo in staccata. Allora l'ho messa in controsterzo, però dopo sono andato a battuta con lo sterzo e mi ha buttato dall'altra parte. Ho esagerato un po', esatto. Ho esagerato un pochino, che è un po' che non faccio le gare, allora avevo un po' di tensione. Beh, intanto finalmente si ricomincia, è già una cosa buona. E questa gara è la prima per tutti, e si fa un po' più di fatica a riprendere il ritmo soprattutto. Dai, il primo turno di prova l'abbiamo fatto, non andiamo male. Per ora sono al quarto posto, però c'è un altro turno tra un'oretta di prove ufficiali. Vediamo, siamo lì davanti ancora, dai. Cerchiamo di ravvivare un po' questa gara e di portarla a termine bene. E poi comunque abbiamo una primavera in più. Quelle io ormai non le conto più, anche perché la differenza è veramente poca. Ma la cosa bella è che non ti fanno paura più che altro. No, veramente per fortuna andiamo bene lo stesso. Grande Massimo. Non li sento. Grande Massimo, ci vediamo al parco chiuso. Grazie, ciao. A voi. Ciao. Nei box con Gabriele Perri vogliamo farci raccontare qualcosa in merito alle qualifiche di ieri. Purtroppo questo weekend siamo un po' in difficoltà con la moto, stiamo continuando a lavorare per cercare di raddrizzare un po' la situazione e sistemare la ciclistica. Adesso vediamo oggi di riuscire a migliorare nelle nuove qualifiche e speriamo di guadagnarci una posizione in griglia abbastanza buona per poter fare una bella gara. Ci aggiorniamo più tardi e speriamo di fare meglio di quello già fatto. Grazie. Gabriele, ci incontriamo al parco chiuso. Certamente, grazie. Pronte i nastri di partenza per la 1000 Open. Bartolini, Brugnone, Cristini in prima fila, Malfatto, Bocelli, Vocaturi, Bonetti, Giglioli, Pavese, Perri, Mozzacchioli, Galante, Castelvetere, Mestrinier, Orofino. Queste le prime 5 file. Si accendono i semafori, si spengono. Impennatina, via, partiamo. Adesso cercheremo di fare subito mente locale, mentre vedo che il numero 71 Bartolini, che è partito bene con Cristini alle spalle, se non ho visto male, con il numero 8. Curva, seconda curva, eccoci qua, on board con Vocaturi. Ale, guarda, li vedo tutti belli agguerriti, perché sono partiti tutti Vocaturi forti del club saponettari. Ale, è un open, sì, sono partiti tutti forti, guarda come sono già tutti
compatti. Guarda, Cristini, è Cristini che vola. È Cristini che vola davanti. È primo, è proprio lui. Secondo dovrebbe essere Bartolini. I due daranno dello spettacolo, secondo me, perché si sono ben disimpegnati, soprattutto dopo le prove. Bartolini. Mamma, stavo per dire uccellato. Tu hai detto insidiato, è stato scavalcato, secco, facile. In questo caso, mentre arrivano alla prima staccata, la staccata, eccoci qua con Cristian Brugnone che è secondo. Guardalo qui come sta cercando di interscambiarsi, di intercavallarsi con Cristini, che ha avuto un buonissimo spunto in partenza. Guarda, Cristian è uno dei piloti più forti sicuramente della gara. Bravo, è partito bene. Viene completato il primo giro. Ricordo che sono 16 giri, quindi c'è tempo per vedere dei sorpassi. Sì, guarda. Cristini Brugnone, mamma mia, guarda, con il numero 69. Usti. Va dritto? Sì, la Ducatona non ha tenuto. Brugnone si accoda, è quinto. Ci ha provato. Sbagliato però, Ale, perché guarda, qui a un certo punto sbagli. Ti chiedo, questa è una cosa tecnica. Non era meglio forse aspettare, perché adesso lo scavalcano tutti? No, adesso si riprende. Ovviamente ha fatto una pinzata la moto, probabilmente non ha... questo però è Brugnone, Ale. Guardalo qui, in difficoltà. Cristini, Bartolini, proprio lui, secondo. Bartolini, ricordo del team Baracca. Quando si sta per... stanno andando sul secondo giro. Luca Malfatto, guardalo qui, come sta cercando di avvicinarsi ai primi. A coloro che sono davanti nell'inquadratura c'è scritto Brugnone, però abbiamo assistito al dritto di Brugnone, infatti è Malfatto terzo in questo caso. Giglioli, Max Giglioli con la numero 56 del team Ducale, sta cercando di andare a riprendersi una posizione. Eccoci qua live con Cristian Brugnone che prova all'inizio di rimonta. Tu hai punti una fish su Brugnone? Sì, guarda, io sono molto fiducioso. Ultimato il secondo giro, Ale. Intanto Bartolini si affaccia alle spalle di Cristini. Guarda, devo dire che sta difendendo bene Gianluca, perché eccoci qua on board con Giampaolo Cristini, molto forte nelle staccate. Cioè tutti si aspettano di svolerlo sorpassare, invece vedere che lui stacca all'ultimo, imposta bene la marcia, la è più curva. Interno lui, gli altri invece vanno molto sull'esterno, si difende, non so se hai notato molto, e devo dirti che ha una guida molto 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 pulita. Giuseppe Vocaturi del team Saponettari, un open, lo ricordiamo. Giuseppe ha chiuso le qualifiche in sesta posizione con un 1-9, 354, 8 decimi da Bartolini. Nelle qualifiche in questo momento Vocaturi sta provando ad impensierire. Mentre andiamo live, Cristini, Bartolini, il numero 10 Malfatto è sempre terzo. Bocelli, Brugnone, Bonetti, questa dovrebbe essere la... Eccoci qua intanto Cristini, insidiato da Bartolini. Ecco qua il numero 10 Malfatto. Forse ho visto il sorpasso da parte di Bartolini, Ale. Sì. Mentre siamo a Borgo Malfatto, mentre sta per chiudersi il terzo giro. Scoppiettante questa gara, Ale. Ci aspettavamo tanto. Si è riaccodato. È rimasto dietro. Cristini, Bartolini, Malfatto. Vediamo chi si scorge alle spalle di Malfatto. Dovrebbe essere Bocelli. Guarda che Walter è sotto, eh. Bartolini è lì. Vediamo se va ad insidiare Cristini. Sotto. Mamma, è che sotto. Gara che ci aspetta alle molto 16 bella, giri. Molto bella. Se si divertono siamo così sarà un bello spettacolo. Siamo partiti subito alla grande. Intanto, guarda, anche i tre primi due c'è una gran lotta tra Cristini e Malfatto. Vorremmo capire Bartolini che fine ha fatto, perché sembra secondo. Non riesco. Sempre secondo, Ale, qui siamo. Gabriele Perri scoda davanti a sé la sua moto. L'hai visto come assestata? Okay, eccoci no, qua. No, chiedo scusa, Cristini, ragazzi, Bartolini. Ho avuto un cambio di Malfatti. Bartolini entra. Bartolini entra, grandissimo bello, sorpasso alle spalle di Cristini. Ale, ti do qualche notizia. Sì. Cristini attenzione, è protagonista. Va largo, scusami, Gianluca, va largo, riesce a uscire bene. No, ce la fa, mantiene molto bene. Brugnone e Cristian cerca la rimonta, mentre Ale ti do qualche notizia. Cristini è protagonista del 2019, si è giocato il successo fino al round finale, pilota Yamaha. Andiamo intanto live, Bartolini Cristini, guardalo lì col numero 10 Malfatti, col 180 c'è Bocelli che sta iniziando ad avvicinarsi forte a Malfatto.
alle spalle c'è sempre Brugnone. Perry intanto si gode un sorpasso, un tentativo di sorpasso che non avviene, chiusura alle spalle di Bonetti con Pavese, anche qui se le danno di santa ragione. Dicevo che Cristini sarà sicuramente protagonista con la sua Yamaha con il numero 8, mentre l'altro sparring è proprio Bartolini, che in questo momento è in testa, il pilota del GPM è l'uomo da battere. Campione scorso anno nel termine del 2019, brillante, si ripresenta in sella, la GPM migliorata nell'elettronica, ci dicono, è subito volato nei primi giri. Brugnone non riesce ad accodarsi a quello che era il gruppo iniziale, dove lui era un protagonista. Sì, guarda, sta avendo qualche problemino, non me lo sarei mai aspettato. Lo vedo un po' indeciso sulla staccata, probabilmente è... Questo è Giglioli, Ale, pilota di casa, portato in gara la BMW, con la quale inizia a prendere confidenza, soprattutto dopo gli ultimi annate. Ma il fatto che si trova in terza posizione, Ale, altro pilota a tenere d'occhio, va forte a Varano, è rimasto protagonista ed è protagonista nel weekend. Guardali lì, eccolo qui Malfatto, prova ad entrare Boccelli, vediamo se ci riesce, forse sì, col numero 69 Brugnone si sta tornando ad affacciare. Avevi ragione Ale, Brugnone c'è, live con Malfatto che è stato sorpassato da Boccelli, ma vediamo se prova, in questa ci prova, non ci prova, riesce, attenzione. Chiude mi molto bene lungo, l'altro mi sembra lungo e ci va quasi sotto. Mamma mia che bella gara che stiamo assistendo, Ale, devo tenere a bada la voce, te lo sì, dico subito. È ancora 10 giri Gianluca, sennò qua... Sennò fai tutto tu. Chi no, no, frega? No, io dopo devo andare a mangiare, lo sai. Devi andare a mangiare la piadina, Brugnone! Attenzione! Entra su Malfatto Brugnone, grande sorpasso di Brugnone, eccolo qui infatti. Malfatto sorpassato, scavalcato da Brugnone. Bella passaggio, entrata da parte di Brugnone su Malfatto che non ha potuto nulla. Pilota Yamaha al suo secondo anno del moto estate, la conosce in progressione la sua moto, mentre andiamo live con quelli davanti. Bartolini continua a sgasare alle spalle di Cristini, o meglio si tiene alle spalle Cristini, guardalo qui on board con Bartolini, ultima scica prima dell'ultima del sesto giro, sull'ultima curve esce forte, prende il cordolo, bello stacco tra l'altro tra i primi due e gli altri, assolutamente, assolutamente. Ti chiedo, Brugnone riesce ad arrivarli, ad attenzione, agguantarli? Guarda Gianluca, 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 imperversa la gara anche dietro? No, sulla parte dietro, guarda, sul terzo gruppo. Sì, Bonetti, Pavese e Perry continuano a tenere inalterate queste posizioni, ma si stanno avvicendando. Perry, te lo ricordo Ale, in pianta stabile nel MES 2020, Gabriele porta in pista questa Kawasaki del team MP. Quello che ci dicono, sarà uno dei candidati alla vittoria finale. Naturalmente sappiamo che ci sono tante gare, anche poi ci saranno tante gare che verranno a seguirsi con tutti i weekend, quindi non possiamo fare una comparazione soltanto su questo. Il numero 38 attenzione, è proprio Pavese che sta Pavese combattendo Bonetti, Pavese, Perry, mentre Cristini si sta staccando da Bartolini. Brugnone sta provando ad infilare alle spalle Boccelli, vedremo se ci riesce. È una vecchia conoscenza, un plurititolato Boccelli, sta veramente combattendo andare del filo da torcere. Il numero 8 Cristini gira, e io ti ricordo Ale, sai che mi piace molto approfondire anche rispetto alla qualifica. Attenzione, Gianluca, Giuseppe Vocaturi è finito sotto, ci sta provando, guarda, imposta le curve ed è subito lì all'attacco. Vocaturex è il suo soprannome, lo sai? Veramente? Sì, te lo voglio dire. Metà gara, Vocaturex è un veterano del moto estate, sempre protagonista. Mentre qua si creano delle intercapedini, Giglioli ancora on board anche con lui, mentre si è ultimato l'ottavo giro. Ti ricordo che partiva in pole position Bartolini, Cristini terzo, Brugnone secondo. Quell'errore, quel dritto di Brugnone sta facendo la differenza, perché alla fin fine abbiamo sempre Bartolini e Cristini. Terzo non c'è Malfatto, che è quinto in questo caso. Boccelli era quinto, ha sfruttato una buona partenza e dei buoni sorpassi. Oh no Luca, Malfatto, vediamo se riesce a riprendere. No, non riesce a riaccendere la moto Ale. Attenzione, abbiamo attenzione, un peccato. Praticamente penso il ritiro di Malfatto, che era uno dei grandi protagonisti, peccato, ragazzi, della gara. Ci lascia, ci abbandona all'ottavo giro, mentre Bartolini continua a girare con alle spalle Cristini. Che peccato Malfatto, eccolo, è tornato, prova a ripartire evidentemente, però con avrà scarsi risultati. In che senso Ale? Che rispetto avrà, a quello che aveva, si era garantito qui Bartolini. Anche lui clamoroso. Niente Gianluca, inizio a pensare che le ma cose... è Bartolini, sì, chiedo, sì. E invece no, ci arriva la conferma che in realtà Bartolini è ancora in pista, in realtà è Brugnone colui che è uscito con quel dritto. La partenza di Bartolini, vai, commentala tu. Guarda, era stata un'ottima partenza, scavalcato da Cristini. Purtroppo
non si è difeso abbastanza. No, non era un'ottima partenza, perché ha Cristini e Malfatto l'hanno scavalcati. Come dicevo nelle gare antecedenti, chi è all'interno tante volte si difende. Eccolo qua, l'hai visto? Sulla curva, vedi che riesce ad attaccare posso bene. Posso chiamarti il Vegente? No. Sì, no, ti voglio chiamare così. No, no, perché porta sfiga dopo, sai, dopo mi chiedono di fare... Il Vegente. Il Vegente, dopo... Fai le carte, fai prima mamma, poi non mamma. Faccio le piedine, Gianluca. Ah, me la vai pure a fare la piedina. Comunque hai ragione, perché... Effettivamente hai ragione, non che te lo debba dire io che hai ragione, sei tu il pilota con esperienza. Però chi affronta la prima staccata, soprattutto in quel di Varano, rimanendo interno, o ci va con cattiveria o chi hai alle spalle prende il sopravvento. E ne abbiamo visto da Bartolini scavalcato, pluriscavalcato. Intanto andiamo con qualche bellissimo slow motion con Brugnone in questo caso. Guarda lì alle spalle il numero 71 Bartolini. Vai Ale, certo. Probabilmente siamo all'ottavo nono giro. Siamo a metà gara. Le gare purtroppo sono segnate tanto dalla scelta dei piloti, anche della gomma stessa, e quindi la mescola probabilmente sarà differente. Vedo su alcuni piloti che c'è un pochettino di problema sull'anteriore, quindi presumo che sulla staccata la pinzata non è più uguale a prima, e quindi hanno un po' di fatica col feeling della moto. Entrambi sono stati bravi a non fare cadere la moto, perché l'hanno tenuta in piedi e hanno preferito finire sulla ghiaia rispetto a finire a terra. Tanto di cappello però. Intanto ragazzi, guardate che bellissime immagini ci propone la regia. Belle queste slow motion. Con la moto che cerca di alzarsi, ma con Cristini che cerca di tenerla giù. E, intanto Giallo, se puoi un attimino darci qualche delucidazione sulla, certo, sulla parte dei tempi, non... su chi ha fatto il tempo migliore, tu che hai già i dati sotto mano da parte dei ragazzi. Assolutamente Ale, uno dei migliori che sta girando è Bartolini in 1:08.722, Cristini un decimo, due decimi scarsi sotto la migliore prestazione di Bartolini, Bocelli 1:09.309, segno che c'è proprio uno stacco tra i primi due che stanno effettivamente volando, come abbiamo visto in gara, e stanno ottenendo delle performance significative, mentre andiamo ancora con diversi slow motion bellissimi qui con Bartolini. Ti ricordo che Bartolini pilota dal GPM, l'uomo da battere, campione lo scorso anno, dopo un 2019 brillante si ripresenta in sella alla sua GPM, lo ricordiamo, migliorato. Ecco, ti do una notizia che ti lascerà sconvolto: Bartolini sabato è caduto. Bartolini sabato è caduto, è andato in ospedale per accertamenti. Quest'oggi te lo vedi qua e io ti faccio una domanda: a te sembra uno che è caduto? No, mi sembra, anzi, mi sembra molto sicuro. Meraviglia Bartolini, meraviglia. Sicuramente. Questo si candida ad essere pilota della due giorni, eh. Ah. Mentre torniamo live, perché dobbiamo capire quello che è successo. Bartolini davanti. Vedo però alle spalle Cristini. Segno che non era lui quello che ha avuto il problema, no, andando no, dritto. No, no, non è Cristini, è Brugnone, Ale. È Brugnone, che non compare più, come potete vedere nei piloti qui a fianco. Il dritto lo ha fatto Brugnone. Importante anche da questo punto di vista, quindi andare a fare una ricapitolazione. Bartolini, Cristini, lo vedo sfrecciare. Abbiamo visto due piloti che ci hanno abbandonato, due di quelli davanti, Ale, Malfatto e Brugnone. Infatti vedo che gira, qua siamo on board con Giampaolo Cristini, che sarà sicuramente un brillante protagonista di tutta la mess. Eccolo qua Cristini alle spalle, imperversa, con il numero 180 Bocelli, se non sbaglio, Ale. Invece, mentre siamo con Peppe Vocaturi, Vocaturex! Sta facendo su Giglioli lo passa, Ale! Di pressione questo. Vediamo! Riesce a farcela! Bene. Grande sorpasso di Vocaturi del team Saponettari su Giglioli, mentre si ultima il nono giro. Guardalo qui con 71 Bartolini con l'8. Cristini ben inquadrato e alle spalle Bocelli col 180, Bonetti di Riffa o di Raffa col numero 16 si trova al quarto posto, Ale. Ricordo importanti il non i sorpassi, ma il fatto che abbiano abbandonato questa gara, soprattutto Malfatto e Brugnone, che erano stati due grandi protagonisti, sì, fino all'ottavo giro, sì, Ale, della gara. Guarda, ci hanno tolto sicuramente due grossi protagonisti. Sì, ci stavano facendo sognare sulla parte dei sorpassi. Eccolo qui il 180 Bocelli che è terzo alle spalle di Cristini. Si stanno cristallizzando clamorosamente le posizioni. Perry alle spalle di Bonetti. Questa penso possa essere una sfida nella sfida per il quarto posto. Mi sembra che questi due possano darci e dare del filo da torcere fino alla fine della gara, anche perché mancano sei giri. Ma Bartolini sembra aver cesellato, Ale, quello che è
il divario rispetto a Cristini, ti chiedo Ale, ecco, questa è una domanda non tecnica, ma una domanda personalità, mentre sta chiudendo il decimo giro Ale, un pilota che ieri è andato in ospedale per accertamenti e che oggi si presenta in questa maniera, ma che cosa gli puoi dire? Guarda, ha una passione indomita, eccoci qua con Luca Malfatto, no, che probabilmente fatto... si ritira, si trova box. No, no, dai Luca, no. O si sta ritirando o ha avuto qualche problema a moto. Ricordiamo che Luca è stato colui che ha fatto prima il dritto e si è trovato nella ghiaia. Forse ha avuto problemi a ripartire. O forse sta, sta provando Ale a ripartire, ma può esserci avuto, può essere che ha avuto qualche problema. Vediamo se riesce a ripartire. Andiamo on board. No, a me sembra che stia tergiversando. No. O forse ha aspettato che passassero tutte le altre moto. Rientrare come ultimo. Sicuramente rientra come ultimo, un grandissimo peccato, on board col 41 Perry che si trova alle spalle di Bonetti e sta provando a battagliare Gabriele, in pianta stabile nel MES 2020, porta in pista la sua Kawasaki del team MP, è uno dei candidati alla vittoria finale nonostante questa quinta posizione. Io ripeto Ale, siamo post Covid, ci sono dei piloti che stanno facendo una gara straordinaria ed eccezionale, anche il Bocaturex in questo caso, sesto in questo momento su Giulioli. Scusate, di tutto rispetto. Ah, stai mangiando live la piadina? No, un colpo di tosse. Ha fatto veramente un gran sorpasso, stavo dicendo. Cristini andando... si sta avvicinando di nuovo a Bartolini, Ale. Mi sembra, cerco di capire anche con i raffronti cronometrici, ma sta provando ad insidiare Bartolini per gli ultimi giri. Anche perché ti chiedo, Ale, un pilota che ieri ha avuto una caduta può risentire negli ultimi giri magari il caldo, la stanchezza, magari un dolore che c'è o che non c'è? Purtroppo non c'è arrivata nessuna cartella clinica del pilota. Vabbè, cosa volevi? Essere anche dentro l'ospedale? Quindi in questo momento qua non possiamo saperlo. Come tiri giù, come giù, bacchetti tu? Giù per il giù, bacchetton ti chiamo! Un cappello per il ragazzo che sta spingendo come un dannato anche nonostante la caduta ieri. Probabilmente la caduta è stata dovuta a quella che era troppa adrenalina e forza nell'inserimento curve, e quindi di per sé adesso sta affrontando meglio la gara, conscio di quello che è successo. Giglioli ha mollato di striscio il team Ducale, è malfatto, non riesce, Ale si ritira definitivamente. Perdiamo un gran protagonista, Luca Malfatto, mentre ultima hanno il dodicesimo giro Bartolini e Cristini, sempre loro due davanti. Penso che ci siano forse due secondi di distacco. Buccelli alle spalle, certifica Cesela la terza posizione. Bonetti, Perry, eccoci qua con Gabriele Perry alle spalle di Bonetti. Non è ancora il momento per provare l'attacco, per quanto riguarda la quarta, la quinta posizione, la quarta posizione. Ok, andiamo ancora, volante live sempre con Perry, Ale alle spalle. Bocaturex ha creato un solco, un clamoroso distacco da Giglioli, segno che forse Giglioli, Ale, non ne abbia più. Ti do il raffronto cronometrico dei due migliori giri di Bocaturi e Giglioli per farti capire come stanno girando differentemente. Bocaturi 1.09.599, Giglioli 1.10.273, era un tappo probabilmente per Bocaturi Giglioli in precedenza. Sicuramente gli dava moltissimo, moltissime problematiche sull'impostazione della curva. Lo frenava, una volta sorpassato il ragazzo è volato. Cristini, secondo Ale alle spalle di Bartolini, sta cercando di insidiarlo, mentre siamo con Bonetti e Perry qui. Intanto devo dirti che Bartolini non sta spremendo al massimo, lo vedi, è vero, pulito. Però posso dirti una cosa, sta facendo un po' da elastico, un giro si avvicina a Cristini, sì, l'altro giro lo allontana. Però sicuramente sta tenendo comunque una gara lineare e questo lo sta avvantaggiando sicuramente sulle gomme, anche perché comunque mancano due giri. E purtroppo le gomme saranno comunque ormai Bocelli molto, terzo, molto, molto compromesse. Intanto Bocelli ha fatto vedere la sua pasta. Io ricordo, purtroppo abbiamo perso due grandi protagonisti, sì, ma il fatto è Brugnone, dobbiamo essere sinceri, l'abbiamo perso anche Pavese, Camin facendo uno dei protagonisti tra le file davanti, anche Mestrinier, Galante e Dorofino, ma Malfatto che abbiamo sottolineato, hai visto live l'uscita, poi non è riuscito a riprendersi Ale, è stato un vero peccato. Sì, lì magari avremo qualche delucidazione in più alla fine della gara, nel circuito chiuso. Quindi magari teniamo allora i commenti un pochettino un po' più piccanti. Perry alle spalle di Bonetti, Ale, sembra però aver perso di fluidità la sua moto, non riesce più ad avvicinarsi, sì, Luca, come aveva fatto in precedenza. Come ondeggia la moto Bonetti, di Bonetti davanti. E anche purtroppo questo è un discorso anche di quello che è la tenuta delle gomme.
Sappiamo che le Dunlop comunque sono molto performanti. Fine però... 14° giro, Bocelli Ale ha mollato di schianto al terzo posto. Si è creato una bivaricazione, un divario nettissimo tra Bartolini e Cristini. Ti chiedo, Bocelli forse si sta accontentando del terzo posto? No, io penso di sì, perché come dicevo prima, la moto inizia a essere non molto coordinata. Quindi in questo momento io, se fossi loro, cercherei, dato il distacco tra i piloti, di tenere. Di non fare quelle che sono delle scivolate o delle cadute che potrebbero a un giro della gara essere la compromissione dell'inizio campionato. Vocaturi 1.09.599 il suo miglior giro, qui invece live con Bocelli. Mentre è iniziato il 15° giro, guarda qui Bartolini dietro Cristini. Ecco, adesso di nuovo forbice decisamente allargata tra Bartolini e Cristini, mentre Bartolini si accinge sfruttando sì. tutto il cordolo. Guarda, l'ho visto, devo dirti proprio che Bartolini sfrutta bene bene il pezzo centrale della pista, è vero, mentre è Cristini vero. Se andiamo a notare è molto più bravo sul terzo, più performante sull'ultimo settore. Sì, forse questo è dato anche dalla tipologia di moto. Inizia l'ultimo giro, Ale, Bartolini, Cristini, Bocelli. Arrivano anche i raffronti da parte del box con i distacchi. Allora io ti dico, probabilmente si stanno accontentando lì davanti. Giglioli ha mollato di schianto rispetto a Vocaturi. Gabriele Perri, lo abbiamo visto in precedenza, in pianta stabile 2020, porta in pista la sua Kawasaki del team MP. Giglioli, il pilota di casa con la sua BMW, un weekend in crescita anche per lui. L'ultimo giro sta dando dei segnali importanti, soprattutto per quello che è. Se sentite girare dei fogli, sono io che mi sono documentato chiedendo delle informazioni agli organizzatori. Tu sei bravissimo su questa ma parte chi l'ha qua detto? Perché comunque raccogli sempre tutte le informazioni più immaginabili e comunque fai un dobbiamo cercare di dare anche un po' quello che è, mentre Bartolini evidentemente si sta avvicinando a una vittoria importante. Eccoci qui, Ale, con colui che ha rumbato ed è volato a vincere probabilmente la gara. Lo assisteremo sì. al suo sbarco planetario. Walter Bartolini vince con un distacco, ve lo do subito il raffronto cronometrico, di 3 secondi e 6 su Cristini che esulta, Bocelli alle spalle, Bonetti vince alle spalle di Perri, vince, arriva quarto alle spalle di Perri che sembrava a un certo punto potergli dare del filo da torcere, invece no, Vocatorex sì, con sì, l'impennata sì. bella, guarda come si è divertito questo ragazzone, molto, molto contento la gara che ha fatto. Giglioli chiude anche lui, Ale, in settima posizione. Se il raffronto è corretto avremo Muzzacchiodi e Castelvetere. Dai, facciamo un po' una chiusura allora, finale, Ale. Grande Bartolini, grande vittoria. Mi è piaciuto tantissimo Bartolini perché ha tenuto costante e comunque pulito dall'inizio alla fine. Mentre Vocaturi è stato per me una grandissima sorpresa perché ha fatto dei bellissimi sorpassi, ha tenuto forte, aggressivo come pilota. La sua moto ha veramente dato filo da torcere anche ai concorrenti che se lo stavano insidiando, quindi ha tenuto sempre più dietro. E l'impennata finale, sai che a me piace un sacco, sai che sono affezionato. Grandi Vocaturi, guarda Bartolini, Cristini, Bocelli, Ale, Bartolini dopo quella caduta di ieri pensavamo addirittura potesse non gareggiare e invece gareggia e vince straordinariamente alle spalle di un grande Cristini. Chiude Bocelli. Chiudiamo qui, Ale, è stato veramente un piacere, bellissima sì. gara. Andiamo per le interviste del circuito chiuso con i vari festeggiamenti. Attendiamo, grazie Ale, no, grazie a voi ragazzi, tutti. Buon pomeriggio. Sono stanco, tanto stanco. Grande Pino, buona Endurance. Pino è stanco. Ragazzi, due gare sono tremende, ragazzi. Però ce l'hai fatta. Sì, infatti non sono andato fortissimo perché ho detto se comincio a spingere forte non arrivo a fine della gara. Poi non mi sono voluto prendere i rischi alla prima curva perché sono arrivati ovunque. Dato che sto pensando se continuare questo campionato perché fisicamente non ce la faccio. Cioè fare due gare, oltretutto a settembre sono tre gare. No. Beh, fin qui sei arrivato, dopo vedrai. Dopo vediamo, dai, però fa caldo, ragazzi, mamma mia. Grazie Pino. Grazie a voi. State un po' più vicini. Allora, quello che io vedo è quello che per me si chiama il trio BBC. Cioè, non è questo l'ordine d'arrivo, però sono uno spettacolo. Ci hanno fatto vivere momenti eccezionali e vorrei far raccontare la gara a ognuno di loro. Allora, sono contentissimo perché abbiamo fatto la pole sabato, ma davanti a tanti problemi e comunque ci ha aiutato
Brugnone a fare il giro buono. E stiamo sviluppando questa forcella qua, è difficoltosa, però oggi siamo passati sopra i problemi. Sono partito bene, ho fatto 3-4 giri davanti, è sempre bello fare i giri davanti. Poi Walter aveva qualcosa in più, lo sappiamo tutti, lui è quello che ha vinto il campionato l'anno scorso, il numero uno. Però bene, sono contento, un buon risultato. Adesso corre mio figlio, sono con la testa di là, però benissimo. Sono contentissimo, grazie a tutti. Vai Giampaolo, grazie a te. Andiamo da Walter. Walter Bartolini. Quest'uomo qua, ciao, ragazzi. Qualcosa di nascosto che tira fuori l'ultimo momento? No, sai cosa? Dopo la botta di ieri nelle qualifiche, dopo c'avevo la testa un po' così, allora forza di antinfiammatori, dopo sono un po' debolino col caldo, però dai, è andata bene. Ci abbiamo fatto lo stesso, dai. Sì, se vediamo cosa ha fatto quando è debole, quando è al 100% cosa fa? No, vabbè, quindi è stato bello perché insomma sono riuscito a correre, perché con la botta nella testa stanotte non ho neanche dormito perché mi faceva pressione. Poi dopo invece dai, forza di antinfiammatori, solo che in questo caldo, sai, sono un po' debolino, però è andata bene, dai. Sei un grande Walter, grazie. Grazie ragazzi, ciao. Com'è andata Massimo? Bene, dai, meglio di così. Sì, bene, direi che... Benissimo. Grazie. Beh, adesso è ancora meglio, no? Come? Adesso è ancora meglio, sei bagnato. Ah, sicuro. E no, niente, abbiamo salvato la gara che sembrava un po' compromessa dal risultato in partenza. Un po' di problemini da risolvere, però poi abbiamo azzeccato un assettino abbastanza buono. E sono rimasto, grazie a una gara costante più che altro, sono rimasto terzo fino all'ultimo giro. Bene, il podio, la prima gara, ottimo. Grazie allo spettacolo che ci fate vedere, grazie veramente. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao. Cos'è successo, Luca? È successo che sono rimasto senza freni. Sono rimasto senza freni qua in fondo al traguardo, sono andato lungo. E sono provato a rientrare alla parabolica laggiù in fondo, sono di nuovo rimasto senza freni, sono andato nella ghiaia e ho deciso di ritirarmi per non fare dei danni. Saggia decisione comunque. Peccato perché ero partito abbastanza bene e ero lì tra i primi quattro, quindi peccato, vabbè dai, prossima volta proviamo a trovare sto problema dei freni che non si capisce perché non frena. È così, dai. Grazie Luca. Niente. Ciao. Grazie a tutti. Hai visto? Grazie.